Dov'hai? Giappone a 360 gradi. Allora, un saluto amici e bentrovati sul mio canale YouTube. Io sono Ivan Passamani, disegnatore di Angam, Spazio Profondo e In the House of Horrors. Parliamo nuovamente di scuole di manga in Italia. Ma prima di proseguire vi chiedo un piccolo like di supporto al video e di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Oggi presentiamo Tozai, che nasce nel lontano 2001. Allora, va detto subito che con Tozai non si parla solo di manga. Tozai infatti vuole essere un centro che unisce la comunità italiana e quella giapponese, un punto di incontro fra due culture. Infatti già il termine Tozai esprime praticamente l'unione, l'equilibrio fra est e ovest, quindi è una realtà molto forte, molto concreta. Allora, come già detto, con Tozai è come fare un salto nel mondo del Giappone. Questo vale un po' per tutto quanto, per i corsi che sono inerenti alla cucina, allo studio delle lingue, ma adesso vedete tecniche manga e di disegno. Tozai infatti propone anche dei corsi ben organizzati e curati da docenti che comunque hanno una certa esperienza, come Luciano Costarelli, che conosco ed è un mio grandissimo amico, e Federica Di Meo, la cui tecnica è veramente molto raffinata e molto elegante. Fornire agli studenti una base solida riguardante tutte le tecniche di disegno e quelle più inerenti al mondo del manga giapponese. Quindi si comincia a studiare già il character design dei personaggi, le prospettive, l'inchiostrazione. E anche quegli elementi che riguardano la sceneggiatura, la cura dello storyboard, scusate, per poi arrivare anche ai metodi di disegno digitali, quindi più moderni, con lo studio del programma Clip Studio Paint, per poter anche presentare a fine corso un prodotto finito come la cover del fumetto oppure addirittura una mini storia. Allora, per i corsi Tozai i punti di forza sono sostanzialmente tre. Uno, il prezzo che riguarda questi corsi che sono modulari, quindi a blocchi di 12 ore. Questo permette all'utente di scegliere il livello a cui vuole arrivare, quindi si parte da un livello base per poi arrivare a livelli che sono più avanzati. Due, il fatto che i corsi individuali sono cuciti su misura. Rispetto a ciò che vuole l'utente, a ciò che vuole imparare l'utente, e questo riguarda sia i corsi manga che i corsi di lingua. E terzo, quello forse più importante, il fatto che l'obiettivo di Tozai è quello di unire la cultura italiana e quella giapponese. Ripeto, l'obiettivo è quello di far entrare l'utente nel magico mondo del Giappone. Un altro aspetto positivo di Tozai è che sono previsti anche gli open day, in modo tale che così un utente può capire meglio questa realtà e anche vedere ciò che gli viene offerto praticamente. Detto questo, non mi resta che invitarvi a visitare il loro sito tozai.it, sezione manga Made in Tozai, e se il video vi è piaciuto lasciare un vostro commento e non mancare a quelli che saranno i prossimi video in cui parleremo nuovamente delle scuole di manga in Italia. Un saluto!